E si vedranno scendere dalla scala del Palazzo dei Conti, dalla grande sala dell'Arengo. I ceri hanno lasciato poco fa lo spazio che occupano dal giorno della discesa di ceri, cioè la prima domenica di maggio, fino ad aspettare appunto il 15 del giorno della festa. Le tavole sono state fissate, eccomi Annalina. Assolutamente sì, in pochi minuti consumeremo le tre virate che sono il primo atto dopo l'alzata con l'impatto di corsa dei ceri con la città e dalle ore 18 inizierà la corsa delle proprie da Sabelli della Porta, i ceri percorreranno le vie cittadine per poi risalire lungo gli stradoni del Monte Ingino fino alla Basilica. Il tutto durerà circa 2 ore con previste 2 soste, anzi 3 considerando anche quella di una via parallela in Monte Ingino. La corsa in massima misura in una quarta d'ora, 20 minuti, sono tutte le fasi, ma tanto a questo ci va messa la pausa appunto per fare i giocatori per raggiungere le postazioni successive in vari momenti della corsa. La piazza è gremita all'inverosimile, si calcola che quando è piena contiene circa 13.000 persone, quelle sono stipate in ogni punto della piazza. Nella giornata si può calcolare un'oscillazione che
che va dalle 60 alle 100.000 persone, dipende anche dai ponti, dai giorni, questo è chiaro, non sappiamo oggi quantificare quanti potranno essere, però la piazza è come sempre gremita all'inverosimile. Ora stanno per arrivare le brocche, ciò vuol dire che manca davvero pochissimo a che i ceri si alzino e quindi comincino ad affrontare il percorso che li aspetta. Come si dice, anzi c'è una partita molto carina di due dopo calcio Raiolo avanti con gli anni, dice quest'anno, l'anno prossimo, poi l'altro, e ogni anno ripete la stessa cosa e quindi non può lasciare mai. Tendenzialmente l'età in cui si comincia a pensare che bisogna farsi da parte è dopo i 30-35, ma c'è anche qualche Raiolo che dai 40 ai 50 anni ancora si dà da fare, si sente attivo, magari dà la sua spallata al cielo, come si usa dire, in punti meno impegnativi che non siano cioè quelli a maggior velocità, se vogliamo usare un termine per farci capire bene dai nostri ascoltatori. Però i Raiolo si nasce, tenete conto che sono i centri grandi che sono quelli più vicinati, ci sono i Cerimezzani, la penultima domenica di maggio, c'è di piccoli il 2 giugno, che sono una vera e propria palestra per i bambini dall'età di 2-3 anni fino ad arrivare agli adolescenti, quindi poi il battesimo del cielo che può avvenire tra i 18 e i 20 anni e naturalmente una carriera può durare 10-15 anni, poi dipende da tanti fattori. Sì, di norma è in famiglia, il babbo sia di un cielo, la mamma sia di un altro, e di dare il peso della famiglia se ci sono più figli, maschi e donne, fa poca differenza, magari se si divide, qualcuno segue il babbo, qualcuno la mamma, dipende anche dalle origini familiari, perché non è che ce l'aioli si sposano tra di loro, e non c'è un'appartenenza di quartiere, per cui è soltanto una tribù ce l'aiola e ciascuno ha un certo familiare. Per esempio, l'anno scorso ha alzato il cielo di San Giorgio, un ragazzo che ha un fratello che è di Sant'Antonio che l'aveva alzato l'anno prima. Perché il babbo di San Giorgio era Siamo pronti, Maria? Siamo pronti, i ceri si stanno sistemando per l'alzata, le brocche sono state utilizzate per mettere acqua nell'anello di congiunzione che c'è tra il cielo e la barella ed ecco il saluto.